C'è un caso specifico in cui non va simulata la gengiva, cioè se io qui non simulo la gengiva, ok, e quindi l'osso che ho perduto, che ha sopra la gengiva, commetto un errore, perché ho poi un dente molto lungo. Io ho i classici dentoni lunghi così, abbiamo messo una foto da poco sul gruppo dei pazienti dove c'aveva i dentoni lunghi così, ed era proprio per parlare a una persona che aveva scritto: ma le gengive ci vanno, io li voglio senza gengive. Guarda, io potrei dire nel 95% dei casi la gengiva va sempre ricostruita, perché un paziente che ha sofferto di diarrea, oppure ha avuto incidenti stradali, quindi è andato in chirurgia maxillofacciale, oppure gli hanno già messo impianti, dobbiamo togliere anche gli impianti, quindi perdiamo ancora più osso, arriviamo addirittura agli impianti zigomatici. E ancora di più il volume di gengiva che devo simulare. C'è solamente un caso in cui vi dicevo la gengiva non va simulata, ed è il caso in cui, o meglio, sono due casi: il caso in cui o il paziente quando sorride il sipario va molto in alto, e ci sono questi pazienti che i denti stanno nella posizione giusta, l'osso sta nella posizione giusta, ma quando sorride ha il labbro che va veramente tanto in su. Si chiama quello labbro non mi viene il nome, è un iper, parlo troppo rumeno, ipermobile, ipermobilità labiale. Ok, il labbro che va molto sopra. La soluzione corretta in quel caso è fare che cosa? La tossina botulinica. Paralizzare il labbro, non paralizzarlo, riportarlo a un valore normale di esposizione. Quei casi si risolvono in quel modo. Ok? Quindi, prima di decidere se mettere o no la gengiva, io devo guardare il paziente e capire se la gengiva che lui mostra è una gengiva che è in eccesso, oppure se semplicemente il labbro che va troppo in alto, quindi il sipario che va molto in alto. Mi fa decidere se fare o tossina botulinica oppure andare a tagliare osso. E in quel caso, se il labbro è normale, il paziente sorride e mostra la gengiva, significa che il paziente ha un viso lungo, un long face, dove c'è un difetto di crescita della mascella, dove la mascella è venuta troppo in basso. Vi sarà capitato di vedere magari delle ragazze o dei ragazzi che sorridono e hanno i denti qua giù, proprio la mascella che è cresciuta in basso. Se quel paziente viene alla piorrea e perde i denti e quindi perde anche osso, ok, torna in pari in realtà. E i denti vanno messi là senza però ricostruire la gengiva, perché la parodontite gli ha fatto la chirurgia plastica praticamente. L'ha riportata in. E non è frequente questo, è una rarità che si ha il sorriso, non è proprio poco frequente, cioè ne vedo molti sorrisi gengivali. E in quel caso, se io ho un paziente che mostra la gengiva, questo io lo devo vedere prima di eseguire la chirurgia. Ok, poi il problema non è tanto se devo simulare o meno la gengiva. Il punto è sapendo dove devo mettere i denti, dove poi vado a mettere gli impianti. Perché se ho molto osso, allora a quel punto vado anche a tagliare osso di modo da nascondere gli impianti sotto al sipario.